Ciao a tutti, ragazzi. Eccoci tornati su Walking Dead. Dovevamo aprire la porta. Amicoli, dobbiamo aprire la porta. Ecco, apri la porta. Accetta la porta, va. Hai sterminato gli zombie. E bussa. Prima si assicura. Un genio. Prima si assicura. Siete zombie lì dentro? Per favore, andate via. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. She's in trouble. Cioè, sembra che non vogliono aiuto. Non vogliono aprire. E tu sfondi. Sfondiamo tutto, spacchiamo tutto. Apri. Ci saranno dei... No, è chiusa. Beh, secondo me si può tirare un'altra smazzolata. Stiamo registrando e tu rutti. È stata morsa. Oh, God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend. Sta qua, io penso che ha un giro di trasformista. L'ha infettata il suo ragazzo. Sì, mentre facevano quella cosa lì. You have a boyfriend? When? Sono scivolati anche loro sul sangue. Gli si è infilata la testa nella mezza della tipa. Noi volevamo salvarti. Io vorrei ucciderlo. Come with us. We'll find you some help. You have a gun. So can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just. Si vuole sparare. Aiuto io, vecchia. Provo a fare una cetta. Me lo prometto. Con la pistola. Vanno a ammazzare. Dai, dagliela, cerchio. No, no, dovevi dargliela. No, mi spara sta qua. No, si spara, è diverso. È infetta. Voglio che alla fine devo accettarla io, perché si trasforma in un zombie, fidati. Si trasforma, lei vuole la pistola per spararsi in testa. Potevi dargli la cazzo di pistola. No, più bello così. Cioè, la pistola. E adesso lei si trasforma perché si sarà spezzata il collo cadendo. Cioè. Whoa, take it easy. Just wanna help. Diventa una zombie con una no, pistola. No, lei si vuole sparare, te l'ho detto. Just relax now. You need to think this. E lui la vuole salvare. Tu la vuoi salvare a tutti i costi. Cazzo, perché non gli hai dato la pistola prima? Si spara. Vabbè, dai. Voleva risolverla così. In teoria volevo ucciderla. Tu volevi prenderla da separate perché la pistola non ti dà gusto. Esatto. Non farlo con la pistola. Lui vomita. Vomito dello slime. Vabbè, straccia ci sta. Pare vero, cazzo ha mangiato il wasabi. Può essere. Arrivano degli zombie. Ci siamo fatti sentire, abbiamo fatto crollare il mondo. È perché il vomito, non è la tipa che si è sparata. Cioè. Però abbiamo recuperato una macchina. Fibus. Abbandoniamo, intanto abbiamo il tipo con l'infarto a casa. Ma sì, ma cagna. No, ma torniamo indietro. Abbiamo anche sbloccato un trofeo. Sì, un trofeo. Un proiettile. Siamo tornati da ora. Sono tornati. Siamo tutti vivi, la tipi si è sparata. Cosa però. Vuol dire? Ah sì. And things back here. Why? Our friend is still in and out. Won't survive any more stress. The next order of business. Come ha fatto qua a essere così sicuro? Che porta c'ha per via che siano qua dentro? Adesso si illumina. Il bimbo stava sempre come i pazzi. Sto qua ancora qua che guarda. Io torno dalla tipa. Io voglio intumbar la tipa. Andiamo a vedere come sta l'infartato. Ma non era qua. Dov'era? Era a casa mia. Te Leo cosa suggerisci? Non lo so. Parlerei sempre con lei. Tutti tranquilli, È la storia del secolo, dai. Story of a century. Fai la battutina così, bisogna tirare un po' sul morale. Esatto. Mentre la gente muore.
until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere. Fun of being. Usciamo. You better get back to it. Yep. Non c'è più niente da fare. Don't mention it. Just remember what I said. Io adesso andrei a prendere, provare a prendere il bastone. Chissà. Prova a parlare col tipo, prova ad andare fuori. Magari adesso che è l'accetta puoi fare qualcosa. Wanna go have a look around outside? Dai un'occhiata fuori. Sì, dai un'occhiata. Magari è cambiato qualcosa, okay. Non so. Andiamo a vedere. E vai. Anche perché dobbiamo comunque continuare ad andare a prendere i farmaci per il tipo. Se c'ho l'accetta, direi che posso accettare la medicina. Posso accettare lui. Prova a parlare con lui. Intanto i zombie sono comunque lì fuori, potrebbero tranquillamente sentirci e... Esatto. I grew up here, been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Ah, aspetta, in fondo. Cioè, in fondo. Puoi guardare un po' di cose, prova a guardare se... Però guarda il bastone. Accetta. Merda, ma apri. Sì. We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Apri, sì. No, non puoi aprire. Guarda là, c'è un tipo bloccato, forse non è zombie. No, è zombie. Però è tuo fratello. Oh shit. Cazzo, sto fino in fondo sto qua. Fai finta di niente. Hai appena scoperto che tuo fratello è diventato uno zombie. Fai finta di niente. Ah, la cosa giusta è che lui avrà le chiavi. Dovrei andare a prendere da lui. Esatto. Per cui devo spaccare il cancello. Solo che cazzo, cioè, se rompi il cancello è un casino. Perché dopo entra gli zombie. Ma no, gli uccido tutti. Chissà, poi vediamo. Comunque dai, le chiavi ce le ha lui. Se crepo, credo. Tu devi andare. Ah, per forza devo affrontarli, Leo. D'accordo, cioè. Mi consotterrà. Stanno meditando su cosa fare. Basta, spacca tutto, dai. Hey man, what are you doing? Lui non te lo fa spaccare perché. Spaccare, cazzarola. Devi essere sicuro che ci siano le chiavi fuori. Però, dai, vuole avere la certezza che sia la mossa giusta. Quindi riguarda il corpo del tipo, il coglionauta, il tuo fratello. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Bella, bella. Yeah, I agree. Just need to figure out how to... Adesso me lo fa spaccare allora. Adesso se l'hai convinto. Maybe there's a way to distract him and buy his time. Devi distrarre, adesso prova col mattone. Non riesci a raggiungere. Allora apri. Doc, you wanna get this door open? About that. You've got the capital, right? No. Did anyone? Testa di cazzo però, cioè. Man, there were a lot of those things trying to get un fifone. Adesso ti faccio vedere la regia. Tanto lui si farà mangiare scuro. Sì, se lui è destinato a morire. Speriamo anche il prima possibile. Esatto. Mi sono mandato a farlo. Ah sì, ok. Awesome. Now to distract. Adesso il mattone. Carefully. I can't reach that brick. No, niente. Allora devi uscire. Apri, poi prendi il mattone. Non lo prende lui il mattone. No, lo prendi tu il mattone. Che se ne lancialo sulla macchina. No, non lì che ci devi andare.
Lì. Ah, rompi la vetrina. Lancio lungo. Vandalism. Nice. Vaffanculo. Cazzo, non ci guardano. Il telecomando. Devi tornare nella stanza. Prima non ti ricordi quando la bambina era ferita che c'era un telecomando? Hai rotto un coso di televisioni. Ma per fare che cosa? Accendi la TV, così fai rumore. Hai ragione. È perverso sto gioco. Bello, bello, bello. Cioè devi... prendi la TV, prendi il telecomando, accendi la televisione in modo che gli zombie vadano là e tu vai a prendere le chiavi. Esatto. No, non è quella porta lì. Era più facile dare in pasto il tipo. Prendilo, lanci in mezzo agli zombie e tu vai a prendere le chiavi. Esatto. A posto, torna fuori. Sperando che funzioni. Spero di averci preso. Sì, sì, sicuro. Perché prima non l'avevo mica preso, mi sa. No, prima non l'avevi raccolto, però non è detto che funzioni per le cose. Non è mica scontato che funzioni a distanza. Che senso? Era più facile dare lui in pasto agli zombie, per lo dico. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Sì. Let's have a look around. Ok. Adesso mira il coso delle TV. Usa il telecomando, grande, ci ho preso. Ma lo leo, ma c'è 5 anche. Think you can do anything with this? Know what I could do. What's that? Servono le pile anche qua? Adesso lancio il telecomando dentro la vetrina. Che cazzo sta facendo? Poi c'è un programmatore perché il telecomando deve farlo diventare universale. Adesso lo lancio. No. Posto, è riuscito ad accendere. Ah, se ne accorgono ancora. Ecco lì. Dei tossici di televisione. Vai, corri. Accetta tuo fratello. Eh sì, dovrei uccidere. Ah, mi sa di sì. Non capisco perché non corre. Perché cammini? Ovviamente mi stai dicendo che è sempre stato un cretino, tutto adesso è quello che ti meriti. È giusto, gli dare così. Esattamente così. Dai. Faccio sempre pian pianino. Riesci a tirare il testo? Dai, sei una merda comunque. Tuo fratello, cazzo. Oh, vai così, brutale. Insisti. Non riesco a recarire la testa. Dov'è la testa? Dai, è lì dov'è la testa. Tanto dai, dovrà fare l'animazione. A posto, l'hai preso. Si rianima ancora, basta, hai spopolato il cervello, accettate. Adesso ne poi le chiavi. Oh.
E ho detto, non ho mai avuto una gran mira. Dai, hai trovato le chiavi a posto. Ce l'ho. Corri, vecchio. L'hanno sentito. Ha sentito che... Beh, il tipo che diceva holy crap urlando. E il problema è che non c'è più il lucchetto. Esattamente. Questo è un casino. Non lo so, io direi che adesso punto, sì, finiamo il filmato. Anche... Esatto, vediamo cosa succede. Hanno le chiavi. Intanto hai ucciso tuo fratello. Cioè, era già morto, vabbè. Per andare in bagno queste chiavi? Per andare dove? Per andare a recuperare le medicine del vecchio. Ma tu questa storia qua per salvare il vecchio. Vabbè dai, apri la porta, ragazzi, siamo qua, dai, apri. No, ragazzi, con questo io direi che lui fa un attimo la sua cosina da spastico. E prende la mano destra. Esatto. Sempre la sinistra. E alla prossima. Dai, ciao. Ciao.